iscriviti ai canali Blue Voice Live e rubrica dialoghi di Claudia Marcelli, attiva la campanellina per ricevere le notifiche e abbonati se vuoi guardare i video senza interruzioni pubblicitarie e partecipare tutti i martedì alle ore 21 agli incontri di carattere esoterico del progetto Siamo Uno. Buona visione! Avete notato di quante entrate del Tempio vi ho parlato fino ad ora? In primo luogo della via del tatto, attraverso la pelle, per mezzo delle sue terminazioni nervose. Poi della via del gusto, attraverso le papille gustative nella bocca. Poi della via dell'odorato, per mezzo delle terminazioni nervose del naso. Poi della via della vista, attraverso gli occhi, per mezzo del meraviglioso nervo ottico. Infine, della via dell'udito, attraverso l'orecchio, per mezzo del nervo uditivo che trasporta le onde sonore. In totale vi ho parlato di 5 strade per entrare nel Tempio. Queste 5 entrate del corpo sono chiamate sensi. Il senso del tatto, quello del gusto, quello dell'olfatto, quello della vista e quello dell'udito. Queste sono le sole ed uniche strade per entrare nel Tempio del corpo umano. Gli ingressi del Tempio di Salomone e di altri, molti altri templi, chiese e cattedrali sono giustamente famosi per le meravigliose lavorazioni effettuate dall'uomo sui loro portali. Avete certamente notato che ogni entrata del Tempio, la pelle, le orecchie, gli occhi, è ben più complessa e denota una perizia ben superiore a quella dei capolavori dell'uomo. Ma perfino la rara perfezione degli occhi e delle orecchie, il genio artistico che emerge dalla loro realizzazione, il modo meraviglioso in cui sono fatti per compiere la propria attività perfettamente e agevolmente, tutto questo cessa di stupirci quando comprendiamo cosa il grande architetto ci ha permesso di fare per mezzo di questi sensi. Ancora una volta notiamo la differenza tra il Tempio del corpo umano e tutti gli altri templi. Da un tempio di pietra non ci si aspetta che faccia qualcosa. Non può muoversi, né modificarsi o ripararsi. Non può distruggere né completare il lavoro del carpentiere. La sua bellezza e il suo valore non sono aumentati né sminuiti a seconda di cosa avvenga dentro le sue mura. Come è stato costruito, così esso rimane. Per sempre. Ma il Tempio vivente è stato concepito con uno scopo fondamentale, quello di farci vivere e crescere in esso e con esso. La nostra vita non può essere disgiunta dalla vita del Tempio. Se qualcosa che non dovrebbe entrare nel Tempio perché potrebbe danneggiarlo o distruggere parte di esso vi penetra comunque, voi stessi siete danneggiati o addirittura distrutti. Se invece il Tempio si sviluppa, anche noi cresciamo con lui. Se esso muore, anche voi morite. Se esso è forte, anche voi siete forti. Se esso è malato e debole, voi siete malati e deboli. Vedete quindi quanta influenza abbiano sul suo stato di salute e perfezione i processi che avvengono al suo interno, poiché esso si evolve nel tempo. Infatti voi non rimanete bambini, bensì crescete, diventate uomini e donne. I sensi vi sono stati forniti proprio per essere utilizzati nella realizzazione del vostro essere uomo o donna. Anche gli animali possiedono i 5 sensi. Alcuni però hanno il senso della vista o quello dell'udito più sviluppati rispetto a quelli dell'uomo. Ma tuttavia non hanno la stessa abilità dell'uomo di utilizzare i 5 sensi, poiché essi non sono stati scelti da Dio come suoi templi, come sue sacre dimore. Dio utilizza i loro corpi in maniera diversa, con un diverso scopo. Il falco che vola su una prateria può vedere un topo che corre nei campi,
l'uomo non possiede una vista così acuta, ma ha inventato il telescopio, con il quale osservare perfino i pianeti del nostro sistema solare. La sua mente, dotata di intelligenza, ha aiutato il senso della vista. Gli animali sono in grado di cogliere suoni o odori a noi sconosciuti, ma non sanno selezionare vari profumi, non sanno apprezzare le diverse melodie. I sensi, questi cinque percorsi verso il cervello, rappresentano gli strumenti per mezzo dei quali le impressioni, le informazioni, le notizie, gli allarmi e tutti i tipi di messaggi riguardanti il lavoro e le condizioni del tempio, nonché il mondo esterno, sono costantemente trasportati verso il cervello. Tutto ciò che sapete lo avete imparato grazie ai sensi. Potete vedere più lontano di quanto possiate sentire e potete sentire più lontano di quanto possiate odorare. Il percorso del tatto è attraversato da segnali di pericolo, informazioni su qualunque cosa stia toccando la pelle, messaggi provenienti dall'aria, dal sole. Sul percorso del gusto passano informazioni e segnali relativi al cibo, alle bevande. Gusto. Nella prima parte di questo percorso passa il materiale necessario per la costruzione delle parti solide del tempio. Lungo il sentiero dell'odorato passano segnali di pericolo e informazioni su ogni sorta di odore, buono o cattivo che sia. Nella prima parte di questo sentiero passa anche una grande quantità d'aria, necessaria alla vita di ogni essere umano. Il sentiero dell'udito è percorso dai suoni al servizio della mente. I suoni sono messaggeri, portano istruzioni, segnali, avvertimenti, notizie, informazioni, incoraggiamenti, ispirazioni. Se non potete udire, il vostro corpo sarà privato del piacere delle note musicali. Lungo il sentiero della vista passano i materiali più rari e più raffinati che entrano nel tempio. Essi sono utilizzati per realizzare i pensieri più intimi, per formare la memoria, per fare ritratti, per colorare dei panorami, per abbellire le pareti della meravigliosa galleria della mente. Quando pensate a tutto questo, quando comprendete tutto quello che i sensi possono fare per aiutarvi a costruire il tempio del corpo, allora vi rendete conto di quanto importante sia che tutti i percorsi funzionino in modo ottimale. La pelle deve essere tenuta pulita. I pori devono essere liberi di aprirsi e chiudersi. Bisogna fare il bagno tutti i giorni e vestirsi in modo tale da aiutare e proteggere la pelle anziché ostruirne poi. Le papille gustative non devono essere sovraccaricate di cibo, stimolate o abituate a cibi poco naturali. Le narici devono essere tenute pulite, non solo per far arrivare il profumo della frutta o dei fiori al cervello, ma anche per permettere all'aria di entrare nel corpo, poiché senza di essa tutto il lavoro del tempio si interromperebbe immediatamente. Il percorso del suono deve essere sorvegliato attentamente affinché non passino inosservati i segnali di pericolo e possano entrare nel tempio e raggiungere il cervello solo parole di vita, evitando così di danneggiare quel meraviglioso strumento costituito dall'orecchio. Bisogna fare tutto il possibile per tenere lontano qualunque suono possa profanare il tempio. In questo luogo sacro bisognerebbe ascoltare solo ed esclusivamente buona musica. Infine, il percorso della vista. Chi oserebbe vedere cose diaboliche, sapendo che la loro immagine rimarrà per sempre una macchia sulle pareti della memoria, alterando la bellezza del più bel settore del tempio?